E ciao a tutti amici di YouTube, avete notato, almeno per chi possiede dei contenuti su YouTube, la notifica in cima che compare quando si accede al Creator Studio, YouTube Studio? Bene, la piattaforma ci notifica che a breve sarà accessibile soltanto il nuovo YouTube Studio, che poi non è tanto nuovo, ormai esiste da 2 annetti, vabbè. Visto che dobbiamo abbandonare la vecchia grafica, che ne dite di abituarci con questa nuova? Proviamola tramite un caricamento di video. Per incominciare basta aprire la tendina in alto a destra e scegliere Carica video. Si aprirà una finestra nella quale dobbiamo selezionare il file desiderato da caricare. Ci sono due modi, o pescarlo facendo aprire l'Esplora File di sistema, oppure con un semplice trascinamento. Appena aggiunto, il video verrà caricato sul server di BigG. Nel frattempo, visto che ci impiegherà diversi minuti, andiamo a vedere cosa possiamo impostare. Le opzioni e le funzioni sono identiche alla grafica precedente dello YouTube Studio, tranne magari le opzioni relative alla legge COPPA, pronunciamo l'acronimo in questo modo. Quindi direi di andare nei punti possibilmente salienti. Prima di tutto la descrizione, come in passato avrete il limite di 5000 caratteri. Andiamo ad aggiungere la miniatura, anteprima, copertina come la volete chiamar voi, facendo aprire l'Esplora File oppure trascinamento come è successo prima. Se ce n'è bisogno, si include il suddetto video in una o più playlist. Ecco le nuove opzioni per tutelare i bambini, normativa COPPA, con conseguente impostazione sulla limitazione della visualizzazione in base all'età. Se il video è stato offerto da qualche ditta, azienda, società e c'è stata quindi una promozione a pagamento, sarebbe meglio evidenziarlo attraverso questa voce. I tag, non capisco perché una parte così importante è stata messa in secondo piano, comunque si implementano per poter ottimizzare il posizionamento del video. Come sempre abbiamo il limite di 500 caratteri. Lingua, se parlo in italiano si imposterà giustamente l'italiano, ed eventuali opzioni riguardo i sottotitoli come l'aggiunta di essi o la certificazione. Data e località della registrazione, parametri non essenziali, facoltativi ma che informano l'utente, tipo di licenza, standard o Creative Commons e distribuzione. Consiglio poi le due voci sotto di tenerle spuntate. Categoria per indicizzare l'argomento trattato, nel mio caso scienze e tecnologie, opzioni riguardo i commenti, modalità di visibilità e modalità di ordinamento. Infine possiamo scegliere se far visualizzare o meno pubblicamente i mi piace e i non mi piace. Seconda sezione riguardante la monetizzazione nel caso l'avete attiva sul canale. Nella terza è possibile aggiungere la schermata finale e le schede. Premetto però che sono semplici collegamenti al vecchio Creator Studio, perciò probabilmente questa sezione sarà modificata. Inoltre questi pulsanti sono attivi soltanto quando il video è pronto, ha finito di elaborare. In visibilità possiamo decidere quando far pubblicare il video, con le opzioni che ci sono state sempre. Da notare la possibilità di copiare la stringa dell'indirizzo, in modo tale da condividere subito il contenuto, anche con la successiva finestra. Bene, non voglio approfondire altri concetti, bastano questi che sono i più importanti. Magari ora vi starete chiedendo, visto che questa pagina la frequento tutti i giorni, ti piace come grafica, Fabio, è più complicata o meno complicata rispetto a come si caricava un tempo? La risposta è semplicemente abitudine. Anzi, se devo essere sincero, questo nuovo modo è meglio perché rispecchia una grafica più semplificata e settorializzata, appunto come lo si può constatare dalle quattro sezioni. Così il caricamento tramite smartphone o tablet in modalità desktop è più agevole. Inoltre è più intuitiva grazie ad icone e avvisi. Per questo argomento è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video.